Io oggi, come avete visto, mentre viaggiavamo diretti verso questo magico parcheggio di Gioitello 02, oggi vedremo cosa è in grado di fare questo piccoletto. Quindi questo sarà un semi video tutorial e una mezza review e poi ci sarà una recensione completa prossimamente. Ora finalmente faremo il primo volo all'aperto con il nuovo DJI Tello, o più semplicemente Tello by Radstech. Per far volare Tello, se già non l'avete visto, ve lo lascerò nelle schede finali, un vlog dedicato al primo volo con anche il primo crash con il nuovo piccolo drone di DJI. In descrizione troverete il link allo store ufficiale DJI con anche gli accessori acquistabili. E ora vediamo cosa occorre per farlo volare. Smartphone e ovviamente Tello. Il tempo di ricarica del drone è di circa un'ora e mezza e la durata poi effettiva della batteria è di 13 minuti. Bisogna dotarsi per forza di una batteria supplementare, altrimenti si vola molto poco purtroppo. Per accendere il Tello basta semplicemente premere il tasto di accensione che è posto sul lato del drone. Una volta premuto, i LED si accendono e a questo punto dobbiamo andare nel nostro smartphone, nelle impostazioni wifi, e quindi selezionare la rete che viene creata con l'accensione di Tello, che è questa qua che state vedendo in questo momento. Ora possiamo aprire l'applicazione ufficiale Tello. Questo è ciò che vede il piccolo Tello, ovvero Simona che mi sta gentilmente aiutando con questo video. Le abbiamo fatto anche una foto e ora la state vedendo in qualità originale, non modificata. Il decollo e l'atterraggio sono semplicissimi. Per decollare c'è il tasto in alto a sinistra dedicato, per atterrare si può premere lo stesso tasto, fare atterrare Tello addirittura sulla mano, oppure invece semplicemente premere, come con gli altri droni DJI, ma come con tanti altri droni, la levetta di sinistra verso il basso affinché atterri. Ora andiamo a vedere i flips, quindi nel mentre avete visto sia un po' di riprese fatte con la camera del drone, che purtroppo deve essere migliorata e anche corretta, poiché i video si vedono a scatti spesso. Bisogna infatti in post-produzione rallentarli un pochino, perché altrimenti una scena dalla durata di un minuto viene registrata dal Tello in 45 secondi, 50 secondi, perché purtroppo ci sono dei frame che vengono persi in fase di registrazione e il video viene accorciato inspiegabilmente. Per attivare i flips bisogna andare nelle modalità di volo e selezionare 8D Flips. A questo punto, come potete vedere dallo schermo dell'iPhone, appare un box dentro il quale è possibile disegnare con il proprio dito e il drone effettuerà l'acrobazia. Se la batteria è sotto al 50%, purtroppo non è possibile effettuare più flip e quindi non resta far altro che far rientrare il Tello, che con il vento non è che se la cavi proprio benissimo. Lo si può prendere anche con la mano, così. È veramente leggero e semplice da interrompere, da bloccare. Ci sono anche altre modalità di volo con il DJI Tello. Una l'abbiamo vista nel video, quello realizzato in casa. I flips, come avete notato, non si possono fare in casa a meno che si abbia uno spazio veramente grande. Questo perché il drone è sì stabile, torna abbastanza sempre di frequente nella posizione di partenza, quella originaria del flip, ma lo spazio dell'acrobazia non è sempre lo stesso. Infatti, spesso è capitato ci venisse molto vicino in fase di ribaltamento e quindi è sempre meglio avere uno spazio molto molto ampio e anche stare lontani abbastanza dal tempo. Le altre modalità di volo sono per esempio throw and go, ovvero quella dove il drone avvia le eliche, come visto nel video appunto di casa. Qui bisogna stare attenti a lanciarlo e anche ad impugnarlo, perché non è proprio così easy da impugnare ad una mano.
Bisogna poi lanciarlo nel modo più orizzontale possibile, in modo che il decollo sia appunto realizzato bene o male dove noi siamo, altrimenti lanciandolo di lato rischieremo magari di spararlo dalla parte opposta a noi e magari se ci sono altri oggetti o altre cose li danneggeremo, così come è successo a me, anche se in realtà non si è rotto niente per fortuna. Ad ogni modo, ora siamo in questa posizione, basta premere throw and go. Le eliche, come vedete, iniziano a partire qui, si lancia il drone in questo modo e parte. Ok, adesso è possibile farlo atterrare in mano e per farlo bisogna premere sempre sull'icona, quella dedicata all'atterraggio, e fare hand landing. A questo punto premere yes, mettere la mano sotto e qui il drone atterra proprio sulla nostra mano. E ora vediamo le restanti modalità di volo. Partiamo con Buzz Mode. Per attivarla, come sempre, per tutte tranne che per throw and go, bisogna far decollare il drone. E quindi andiamo ora sul menu delle modalità di volo, Bounce Mode, e qui ora premiamo Start. E lasciamo che il drone faccia il suo lavoro, ovvero questo, che prevede appunto un movimento dall'alto verso il basso. Per interrompere la modalità basta premere poi la X e il gioco è fatto. E ora procediamo con 360. Facciamo questo video. Andiamo di nuovo all'interno della modalità di volo 360. Non possiamo perché abbiamo poca batteria. All'interno delle impostazioni possiamo anche... Mentre stavamo riprendendo, infatti volevo raccontarvi anche della possibilità di attivare sempre attraverso le impostazioni la velocità di movimento massima. Il drone era in critical e quindi infatti si vedrà poi dallo schermo dell'iPhone proprio precipitato verso il basso e si è spento in volo. Quindi critical low battery, appare un messaggio sull'applicazione in basso e il drone si spegne e cade. Per fortuna i piedini in gomma che ammortizzano la caduta. Però finisce così, quindi attenzione quando la batteria è già sul giallo, conviene o sostituirla o mettere in carica il drone. È un po' che non parliamo di Mavic Pro, mi sa, con tutti questi video sull'R, e poi ci sarà anche un vlog, un travel vlog da Barcellona, anzi una serie di 4 travel vlog, e vi racconterò anche in uno di questi l'esperienza sia di trasporto del drone in volo con EasyJet, sia all'andata che al ritorno, e poi ci sarà un giorno dove finalmente sono riuscito a volare su Barcellona, ma il volo ha avuto non poche limitazioni. Quindi se avete piacere, sempre nelle schede finali troverete la playlist di Barcellona. Siamo tornati ieri, ma a breve sul canale in settimana caricherò tutti i video, e questo sarà successivo ai travel vlog di Barcellona. Perché parliamo di Mavic Pro? Qui c'è la batteria del drone, la utilizzeremo come power bank siccome siamo in giro per ricaricare il tello. Una volta messo in carica, il LED accanto alla camera inizierà a lampeggiare colore blu. Ed eccoci, abbiamo anche cambiato zona nel mentre, DJI Tello finalmente carico, e ora proviamo le ultime modalità di volo. Per connettersi al drone, quindi, abbiamo detto, premiamo il tasto di accensione, il LED si illumina di qualche colore, dopodiché andiamo su Wi-Fi e in automatico, di solito il device riconosce la rete Wi-Fi, si connette. A questo punto possiamo aprire l'applicazione Tello e siamo online. Voilà! Una delle modalità di volo che dobbiamo ancora vedere, ovvero Circle. Qui funziona che il drone volerà attorno ad un soggetto e quindi bisogna essere assolutamente attenti a eventuali ostacoli che possono esserci attorno a noi. Premiamo Start e come potete vedere il drone parte. Abilita tra l'altro la modalità REC in automatico e gira attorno al soggetto. Purtroppo non possiamo variare la quota mentre compie l'acrobazia, mentre compie il volo. Ciò che possiamo fare è stare attenti per lui. Quindi qualora dovesse incontrare degli ostacoli e andare talmente vicino, avremo la possibilità di interrompere la modalità di volo premendo la X in alto.
Tra l'altro il giro lo compie proprio dalla posizione in cui è, quindi inizia a compiere una circonferenza prendendo come punto di riferimento quello che sta inquadrando. Quindi dovremo mettere il tello come ce l'abbiamo noi adesso, quindi posto in questo modo, dopodiché avviare circle, premere start, e in questo modo, in questo momento, il drone partirà e effettuerà la traiettoria mantenendo la stessa distanza. Qui c'è un pochino di vento e, come si può vedere, fa leggermente fatica il drone. Qualora dovesse trovare poi degli ostacoli, come avete visto, si alza. Purtroppo però non abbiamo la possibilità di regolare l'altezza del drone in fase di volo. Ora direi di continuare con il resto, con le altre modalità. Eccolo qua il piccolo Tello. Up and Away è una modalità molto simile a droni, ovviamente con le potenzialità ridotte del Tello, ovvero parte da questo punto, questo sarà il suo punto di partenza, il suo soggetto inquadrato sarà quello davanti a sé e si allontanerà esattamente come fa droni. Per attivarla basta andare sulle impostazioni, sulle modalità di volo, premere Up and Away, Start, in automatico la registrazione video partirà e il drone se ne andrà. Il drone non si allontana moltissimo perché purtroppo la potenza del wifi non permette grosse distanze. E ora vediamo l'ultima modalità di volo. Decolliamo. La modalità di volo si chiama 360 e una volta attivata permette al drone di creare il video in automatico ruotando sulla sua posizione. Il Tello ruoterà a 360 gradi su di sé e nel mentre registrerà. E se fatto in alto, il risultato è questo. Abbiamo visto praticamente tutte le modalità di volo principali. Stavo controllando perché ho visto un uccello volare molto vicino al Tello. La potenza, la portata di questo segnale wifi è molto limitata. Ora faremo come ultimo test il range, quindi lo lasciamo andare su questo campo e vediamo fino a che distanza riuscirà ad arrivare. La batteria restante è molto poca e quindi bando alle ciance, partiamo subito con l'ultimo test. Stiamo ritornando e per il ritorno vado ad attivare la modalità più veloce, che permette di incrementare la velocità del Tello in modo sostenuto. E ora sta arrivando, lo si sente anche. Questa è la Fast Mode, che permette al drone di arrivare a raggiungere anche 28 km orari. Niente male per un drone così piccolo. Batteria scarica purtroppo. Abbiamo visto le funzioni principali di questo RiseTech DJI Tello con all'interno processore Intel. In uno dei prossimi vlog ci sarà la recensione completa. E uno dei prossimi vlog, tra l'altro, sarà anche il tutorial su come configurare l'applicazione e come anche andare a calibrare questo Tello, perché è possibile anche calibrare tutti i suoi sensori direttamente dall'applicazione con un semplice tocco. Grazie per la visione, un grazie speciale a Simona per l'aiuto. Vi aspetto al prossimo video, al prossimo tutorial e al prossimo vlog, qualunque esso sia. Ciao a tutti!